Innanzitutto volevo ringraziare tutti per l'accoglienza che mi è stata fatta. Mi chiamo Lorenzo Bovi in arte Quasca e faccio l'assaggiatore di birra da 38 anni. E non ero mai venuto quasi mai in Trentino, quest'anno è già la terza volta e a novembre faremo un'altra cosa a Trento, quindi ormai mi avete adottato. E naturalmente qui trovo una realtà che è fantastica, solo fino a qualche anno fa era impensabile che la rivoluzione craft della birra artigianale arrivasse in posti un po' difficili, che un po' dominati dalle birre bavaresi. Qua invece abbiamo esempio, stasera avete un esempio di birre acide, cosiddette acide, che vengono fatte da Nicola Coppe, che mi spiegherà tutto, ha una bottiglia strepitosa oggi che fuori dal Belgio raramente ne ho vista una così. E qui abbiamo la realtà forse una delle più radiose, una di queste birre in pompera ha vinto la medaglia d'oro, ne ho avuto l'onore io di premiarla, io non ero in giuria, sono presidente del concorso, con dei giudici clamorosi quest'anno è venuti da tutto il mondo, quindi grandissima, e dopo la presenteremo bene. Avremo tre birre, tutte e tre nate dalla bottaglia e naturalmente presentate da Nicola. In più abbiamo il connubio formaggio birra. Voi sapete che le birre al plurale, il fotolibro si chiama La birra non esiste, esistono le birre, non parliamo mai di birra, parliamo degli artigiani che fanno salumi, formaggi, miele, vino in modo artigianale, quindi ma non filtrando, non pastorizzando, non facendo infanticidi, queste cose. E stasera abbiamo quello, il connubio locale fantastico con i formaggi, questa zona qui lo sanno tutti, i formaggi pazzeschi. Abbiamo una rappresentante, Irene Piazza, che mi sembra da poco che l'ho conosciuta, in sintonia con me, quindi siamo due fuori di melone, e tre anzi, e faremo le cose molto bene. Allora, poi tu ci dirai i formaggi, l'abbinamento come è nato e assaggiamo le birre. Allora, Irene, a te la parola. Grazie mille. Buonasera a tutti, intanto. Beh, mi presento. Io produco formaggi in Malga, questo è l'ottavo anno, ho iniziato a 16 e sono a Malga Cavallara, che è sul passo proprio mezz'oretta da qui. Tutti i formaggi che vi ho portato questa sera sono latte crudo, perché produco esclusivamente latte crudo, quindi il latte non viene pastorizzato. Ciò fa sì che i formaggi mantengano sia una maggior tipicità, quindi sono maggiormente legati al territorio dal quale il latte deriva, sia una aromaticità più complessa. E quindi questi formaggi, seppur freschi e comunque semplici, perché la stagione in Malga inizia il 15 di giugno, quindi sono tutti formaggi freschi, già potrete riscontrare comunque questa sensazione di note erbacee, note lattiche, comunque dei sentori che proprio sono tipici del latte crudo. Allora, io sono Nicola Coppe e parlo a nome del birrificio Bionoc. È un birrificio che dietro questa montagnetta che c'è qui, che non è un'altra valle, ma è la valle del Primiero, che comprende anche la valle del Vanoi. E è un piccolo birrificio artigianale, proprio qui più vicino, e loro hanno deciso di puntare su una produzione di birra, in questo caso non solo artigianale. Quella che andremo a assaggiare questa sera è qualcosa di veramente, veramente peculiare. E dico peculiare perché sono delle birre acide. Voi pensate che se io vi dico che queste birre riposano più di un anno in barrique, voi mi dite ma questo è già che cazzo fa questo? Cioè, nel senso, mette la birra dentro una barrique e poi la lascia lì un anno e poi ci mette anche della frutta magari, no? È l'anello mancante, viene definita, no? Tra la birra e il vino. È un mondo che si avvicina molto di più a quello del vino che a quello della birra come la conosciamo noi. Quindi io vi chiedo un piacere questa sera. Non pensate che sia birra, non è birra. Fate uno sforzo, lasciatevi tentare, aprite, come diceva lui, abbiamo una fortuna noi, siamo abituati a assaggiare tutti i giorni delle cose, perché fortunatamente, cioè, se parliamo di formaggi, solo noi abbiamo le maglie in Italia, solo noi abbiamo ancora una realtà, possiamo trovare una ragazza così fuori di testa che si mette a fare del formaggio all'altro frutto.